E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul canale, qui è Divus che vi parla e ben ritrovati in questo nuovo video, ben 9 mesi dopo l'ultimo video ragazzi. Purtroppo sono stato un po' assente per varie questioni, ma ora sono ritornato con un nuovissimo video, questa volta ragazzi sul nuovo FIFA, su FIFA 20. Andrò ad analizzarlo bene o male nel dettaglio, in tutte le principali modalità, nel gameplay. Più che altro ecco, nel gameplay, nelle varie modalità e anche sul comparto grafico. Ragazzi, prima di tutto volevo dirvi che a breve ci saranno molti altri video, co sicuramente con più frequenza, più continuità rispetto a questo lungo periodo di pausa, e ci saranno soprattutto video con dei miei amici. Questo video uscirà sicuramente nei giorni delle vacanze del Ponte dei Morti. E, non vi spoilerò nulla, comunque ci saranno dei miei amici che ci sarà appunto questo video in compagnia di due miei amici. E ora possiamo partire, ragazzi. Va detto che in questo nuovo FIFA 20 sono state aggiunte parecchie novità, potremmo dire, rispetto al FIFA 19. E la prima di queste modalità è sicuramente Volta Football, ragazzi. Io ora ho potuto provare Volta Football per qualche oretta, siccome non ho comprato subito FIFA 20, ma l'ho comprato appena una settimana fa, quindi al passo comunque con gli impegni, ecco, anche universitari, ho potuto provarlo giusto per un paio di giorni, ecco, per qualche oretta durante questi 2 giorni. E comunque diciamo che la modalità a volte sicuramente mi pare abbastanza ben strutturata, in quanto viene suddivisa in una modalità storia offline, una modalità campionato volta disputando partite con altri utenti, quindi online, e è strutturata secondo le 10 divisioni che conosciamo, appunto perché in altri team appunto in altri team noi trovavamo queste 10 divisioni che ora hanno tolto, ma che restano nelle stagioni online normali, quindi quelle con squadre normali. E in queste 10 divisioni appunto noi andiamo a disputare, a cercare delle partite contro altri utenti per salire appunto di divisione, quindi per essere promossi o comunque per vincere il titolo. E come faccio vedere ora, a parte che appunto possiamo regolare le impostazioni del matchmaking ricercando partite particolari, quindi o calcio 5, 5 contro 5, 4 contro 4 senza portiere, 4 contro 4, 3 contro 3 senza portiere. Oppure in maniera più generale, oppure vabbè, ovviamente possiamo gestire la nostra rosa, e man mano che vinciamo delle partite, noi possiamo reclutare nuovi giocatori per questa nostra rosa. Ora diciamo che io sono all'inizio, per cui i giocatori non sono particolarmente forti, essendo che sto ancora in divisione 9, quindi ho disputato relativamente poche partite, ma è sicuramente una modalità che mi sta piacendo abbastanza, ecco. Quindi la scelta dei giocatori bisogna valutare varie cose, varie caratteristiche, come prima di tutto, anche qui troviamo prima di tutto la valutazione e l'intesa di squadra come su Ultimate Team, e troviamo diciamo dei giocatori che ognuno di loro ha un campo di casa diciamo preferito, come in questo caso troviamo New York, in quest'altro Tokyo, e ognuno di loro ha anche un modulo preferito. Quindi l'abilità nel far salire l'intesa sta nel conciliare tra i vari giocatori il campo di casa preferito di questi giocatori, oppure della maggior parte di loro, con il modulo preferito di questi giocatori, oltre ovviamente al ruolo in cui giocano. Quindi bisogna un po' tenere conto di varie varianti. Ovviamente il giocatore che noi ci creiamo per disputare anche la storia di questa modalità non può essere tolta né nelle partite durante la cosiddetta storia, quindi durante la modalità offline, che durante le partite disputate online non può essere mai tolto. Quindi possiamo costruire solamente una squadra attorno. Non esistono sostituzioni durante la partita, quindi dobbiamo scegliere con cura i giocatori prima di iniziare a giocarla. Ora, uscendo da questa modalità, appunto abbiamo la continuazione della storia che sta appena all'inizio, ma da quello che comunque ho potuto capire, vi è questa squadra
diciamo abbastanza in erba, che è contraddistinta da una stella comunque, Zeigigno, che però diciamo si infortuna, per cui loro rischiano di non andare al mondiale, a giocare al mondiale, e quindi in pratica devono fare vari tour per reclutare altri giocatori, ecco, sostanzialmente. Ora non voglio dire più nulla oltre questo. Comunque, uno spoiler abbastanza relativo, perché è una cosa che accade proprio nelle primissime, nella prima mezz'ora, ora giocata, quindi subito si infortuna questo giocatore, quindi diciamo non è un grandissimo spoiler. Poi abbiamo questo tour Volta, che diciamo è un tour che può essere svolto, possiamo andare a disputare tornei per varie nazioni e vari continenti, e man mano che sia, come sta scritto qui appunto, man mano che si aumenta nella storia principale, si possono sbloccare anche nuove località, ovviamente ogni località appunto dei campi particolari e diverse tipologie di partite. Ovviamente, andando avanti, similmente a come accade per Pro Club, il nostro personaggio andrà a sbloccare sempre, diciamo, avrà sempre un overall più alto e crescerà con la metà delle partite. Soprattutto se vinciamo, se perdiamo crescerà pochissimo, e se vinciamo crescerà abbastanza. Si possono, diciamo, sbloccare dei punti abilità per aumentare proprio le caratteristiche, le abilità del nostro giocatore. Si può anche personalizzare dal punto di vista fisico. Ora vi faccio vedere dal punto di vista, diciamo, prettamente, diciamo, sia dal punto di vista proprio prettamente estetico, che dal punto di vista appunto delle esultanze, delle gesti. Infatti, io ora ho nominato il mio club, l'ho chiamato Club Leo, e si può appunto personalizzare, vi faccio vedere un po' tutti i personaggi, ovviamente anche il nostro personaggio. Ora, come per tutto questo, è che ho giocato dalla mia università, per cui qui non, di nuovo appare questo tutorial ogni volta. Ora questo cambio personaggio lo ricambierò perché è abbastanza brutto, e appunto vedete un po' sia dal punto di vista prettamente estetico, testa, fisico, occhi, tutto, outfit, tatuaggi oppure animazioni, cioè diciamo esultanze, e così si possono personalizzare anche gli altri giocatori. Abbiamo poi un albero delle abilità appunto, ecco qui, dove si può appunto, diciamo, concentrarsi su uno stile di gioco piuttosto che su un altro, e poi comunque col passare del tempo arrivare a sbloccare tutti i perk di tutte e tre le tipologie, di tutti e tre i stili di gioco. Ora, uscendo da questa metà, va detto che la modalità Volta Football è presente anche nel calcio d'inizio, per cui noi anche con due squadre, praticamente come appunto Milan e Inter, possiamo andare a disputare una partita di Volta, personalizzata, anche con regole particolari, sia in calcio a 5 piuttosto che in 4 contro 4 senza portiere, con portiere, 3 contro 4 senza portiere, con portiere. Quindi diciamo che questa modalità sta introdotta appunto anche nel calcio d'inizio. Ora vi faccio vedere, eccola qui. Aspettate. Eccola qui, presente qui in Volta Football. E poi per il resto, mi sembra comunque più o meno ci siano stesse tipologie di partite, bene o male, del FIFA scorso. Ora, andando verso Pro Club, ho fatto giusto una partita. Sono over all'80, quindi diciamo, ho fatto sempre una partita, quindi è inutile mostrarvelo. Spostandoci sulla carriera, non l'ho ancora iniziata, ma ho intenzione di iniziarla, di cominciare, non so ancora con quale squadra, però non credo con una squadra particolarmente forte, perché trovo maggior sfizio giocare con squadre medio forti. Su altri team, anche qui diciamo che sono state aggiunte le novità, in quanto vi sono non solo obiettivi giornalieri, ma anche ora obiettivi anche stagionali. Inoltre abbiamo, diciamo, una maggiore semplicità e facilità e velocità nel gestire la rosa, da quel punto della rosa attiva. Noto, ecco, diciamo, maggiore semplicità a gestirla, in quanto ora abbiamo, diciamo, ecco qui, prendendo quadrato, abbiamo, diciamo, sostanzialmente un pallino di controllo su ogni giocatore,
Per cui risulta più immediata la scelta che dobbiamo andare ad effettuare con questo giocatore. Ma anche qui, diciamo, oltre questo sono state aggiunte, secondo me, poche novità. E ora diciamo che le novità principali sono state appunto aggiunte su Convolta Football, che è andato sostanzialmente ad eliminare, a far terminare un capitolo di FIFA, che era quello che durava da FIFA 17 a FIFA 19 con la modalità del viaggio di Alexander, Danny Williams e Dickie Munter. Sostanzialmente diciamo questa modalità comunque mi sta interessando abbastanza, per cui la sto giocando anche abbastanza parecchio online, anche se ho appena iniziato, però ho iniziato di giocarci abbastanza online, e proseguire appunto nella storia. Dal punto di vista, diciamo, del gameplay, ora vi faccio vedere, comunque dal punto di vista del gameplay, diciamo che il gameplay sicuramente è un gameplay molto differente rispetto a quello, secondo me è un po' differente, diciamo, rispetto a quello di FIFA 19, ma presenta comunque dei tratti in comune, secondo me, in quanto per il mio, diciamo che la palla, secondo me, presenta dal punto di vista proprio visivo, presenta dei rimbalzi, diciamo delle traiettorie leggermente più naturali e realistiche rispetto a FIFA 19. Ho notato che alcune volte certi falli abbastanza, diciamo, anche netti non vengono sanzionati, è cambiato il modo di battere le punizioni e i rigori, e si è fatto anche abbastanza, diciamo, contorto, complesso rispetto a FIFA 19, quindi per cui qui ancora devo abituarmi un pochettino a gestirlo, per imparare a battere bene i calci, a sfruttare al meglio i calci piazzati. I calci d'angolo sono rimasti uguali. I giocatori, diciamo, veloci sono sì, diciamo, difficilmente fermabili, ma secondo me è più facile arrestarli rispetto a FIFA 19, dove alcuni erano veramente inarrestabili. Per cui diciamo che il gameplay nel complesso lo ritengo che sia più lento rispetto a FIFA 19. Dal punto di vista già proprio della fluidità di gioco, sicuramente secondo me è più realistico rispetto appunto a FIFA 19, essendo più lento. Mi hanno detto comunque alcuni miei amici che per quanto riguarda la carriera, diciamo che anche le squadre sono più variegate nel loro stile di gioco, e per cui non è che ogni squadra, come accadeva spesso in passato, fa il suo tiki-taka. Comunque stiamo parlando certamente di modalità di difficoltà abbastanza alte come campione e leggenda, ma ognuno, diciamo, di queste squadre ha un proprio stile di gioco, quindi diciamo si differenziano di più rispetto al passato. Ora nella carriera è anche stato, diciamo, introdotto la modalità, diciamo, una sorta di intervista pre e post gara. Per cui tu diciamo, hai la possibilità di scegliere tra 3-4 opzioni per mantenere alto anche il morale dei propri giocatori, e questo è quanto. Ecco, ora andiamo a giocarci una partita online, magari, vediamo un po' come va, per far vedere anche Volta Football online, e vediamo un po' come va. Dunque non dura molto, ecco. Cerchiamo di vincerla questa partita, ragazzi. Che sono proiettato verso. Cerco di proiettarmi così verso la promozione e eventualmente il titolo. Ora, io in genere a me piace molto giocare a calcio a 5, quindi cerco partita in calcio a 5, speriamo di trovarla. Ragazzi, scusa ancora per la pausa, però vi prometto che torno con nuovi video sicuramente nel periodo appunto del ponte dei morti. E so che sono mancato per parecchi mesi, per 9 mesi per la precisione, ma ho avuto, diciamo, diversi impegni in questo periodo. Quindi mi scuso ancora, però vi prometto che tornerò con video non solo su FIFA. Il mio personaggio, appunto, ho intenzione di cambiarlo perché dal punto di vista, diciamo, dell'altezza, queste cose qui, caratteristiche fisiche, sì, però
Diviso è veramente brutto, non mi piace proprio. Abbiamo beccato purtroppo il campo più brutto a cui abbiamo mai giocato in queste partite. Però vabbè, purtroppo. E qui ci sono i falli perché siamo appunto in calcio a 5. Ci sono anche le rimesse. Infatti se la palla fuori viene chiamato rimessa laterale, pure calcio d'angolo. Oh, gran gol. Ovviamente l'ho chiamato con il mio nome e ho messo questa sostanza robot, ma anche qui ho intenzione di cambiarla, probabilmente. Ma cosa parla, che culo. Oh, dov'è? Vai, vai. Sto dormendo certe volte. Ah, comunque un'altra problematica, ragazzi, di volta, cioè una problematica di volta, è quella che a volte... A volte diciamo che il nostro giocatore, il difensore estremo, quindi il portiere, tende a staccarsi a volte alla porta nel cambio dei giocatori. Quando noi cambiamo il giocatore è automaticamente ce n'è da controllare lui, per cui questo è un bel problema perché a volte lascia proprio la porta sguarnita, ecco. Quindi questo è sicuramente un bel problema, infatti bisogna cercare di gestirlo. Appena appunto il cursore arriva sul personaggio del portiere bisognerebbe cambiarlo, oppure manualmente posizionarsi in maniera ottimale nella porta. Questo accade soprattutto più che altro quando siamo in calcio a 3, ecco, a 4 massimo. In calcio a 5 no. Comunque, questo è messo in pausa. Purtroppo ho cercato il campo più brutto perché molti campi sono veramente spettacolari, ad esempio quello di Berlino mi piace molto, di Tokyo, sono veramente belli, pittoreschi, questo qui veramente sembra il campo dell'oratorio, purtroppo, va detto. Si è addormentato questo. Si è addormentato, ragazzi. Gente, non mi va di giocare in questo modo, non mi piace, non è il mio stile. Però non voglio abbandonare perché sto vincendo, quindi se magari gioca ci fa un piacere, ok. Ah, ecco, di qualità, va bene, sì, di qualità. Hai visto il gioco di qualità? No. Ah, vabbè, che gol. Mamma mia, che gol divorato, non si sbagliano spesso ragazzi nelle porte queste qua. Cioè, comunque è difficile segnare perché essendo porte piccole, soprattutto quando stiamo in 3 contro 3, in 4 contro 4 è ancora più complicato. È un assedio ormai ragazzi, è un assedio. Ah, Roma stiamo giocando. Ora sicuramente i tempi sono, ovviamente durano poco, non so dire se 2 minuti, 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Comunque durano ovviamente di gioco virtuale, che corrisponde però anche a quello reale in questo caso, perché vedo che comunque i secondi sono come quelli reali. E ovviamente dura poco perché sono arti di calcio a 5.
5, 4, 3, 2, 1. Termina il primo tempo. Finito il primo tempo, ragazzi. Ora vi faccio vedere che comunque non possono essere effettuati cambi. Infatti, se noi andiamo sulla la nostra cosa, non ce la può andare. Beh, comunque non possono essere effettuati cambi. Ora noi stiamo giocando contro questo giocatore. Sarebbe questo qui, ID online. E riprendiamo questa partita, andiamo a vincerla, così almeno andiamo di 3 punti. La scalata verso la divisione 8. Ho deciso di giocarci parecchio, ragazzi, a queste divisioni di volta, oltre che altri team, perché mi sta prendendo. Altri team non ve l'ho fatto dire, perché comunque è una squadra che fa abbastanza pena. Sostanzialmente non ho fatto neanche una partita, ecco per questo. Si è addormentato di nuovo. Lascia sul posto il proprio marcatore. Oh, andiamo a segnare. Vediamo come lo sfrutta. Altra zero, ragazzi. Questo campo fa veramente pena. Il campo più brutto che abbia mai visto su volta, ragazzi. Gli altri campi sono abbastanza pittoreschi, anche ben fatti, non sono così semplici. Tranquilla qui, fa sua la palla. Non c'è fuori gioco, ragazzi, comunque. Non c'è fuori gioco, per cui possiamo. Gli attaccanti possono posizionarsi dove vogliono. Quasi la tripletta, ragazzi. Ma quitta sicuramente. Ecco qua, vi ho risparmiato un altro po' di tempo di questa partita patetica. Siamo 3 punti su. Il personaggio sta aumentando. Vengono anche sbloccati, diciamo, nuovi diciamo, pantaloni, magliette, acconciature man mano che si avanti. E crediti di volta. Vedete, ogni volta possiamo reclutare appunto un giocatore, ogni vittoria, in caso di sconfitta no, comunque in caso di vittoria possiamo reclutare un giocatore. E io prenderei, diciamo, penso un centrocampista a questo punto. Penso di prendere un centrocampista, ragazzi, ecco qui, andiamoci questo qua. Che abbiamo l'ennesima, anche se abbiamo il difensore, no, abbiamo, sì, abbiamo il difensore 82, mi prendo centrocampista, anche se non ho ben visto. Non sto bando molto al campo di casa che preferisce al modulo, però mi sembra. È un 82, quindi ci fa sicuramente molto comodo. Io intanto lo prendo. Lo prendo al posto di questo. Così poi andrò a modificare la mia squadra. Bene, comunque ragazzi, questo video sta giungendo al termine. Spero che vi sia piaciuto come ritorno su questo canale. Prometto che sarò più attivo d'ora in poi. E niente, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, che abbia analizzato bene, abbastanza nel dettaglio, questo FIFA 20. Ora continuerò a giocarci anche all'università. E niente, ragazzi, mi raccomando, continuate a sostenermi su YouTube, lasciate un like a questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, mi raccomando, per non perdervi nemmeno una notifica di ogni mio video che carico sul canale. Ragazzi, buona serata a tutti e ci vediamo a presto al nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi.